Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Nel pittoresco borgo di Castropignano, situato vicino a Campobasso, si trova un luogo avvolto dal mistero e dal fascino, il Castello d'Evoli. Costruito nel XIV secolo su di un costone roccioso, questo imponente maniero offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante, testimoniando secoli di storia e trasformazioni. Inizialmente eretto durante il periodo longobardo e successivamente rimodellato dai Normanni nell'XI secolo, il castello divenne la residenza della potente famiglia d'Evoli nel XIV secolo, mantenendo il controllo su Castropignano fino al XIX secolo. Nel corso dei secoli, il castello subì diverse trasformazioni, passando da fortezza militare a sontuosa dimora signorile, fino al suo abbandono. Recentemente, sono in corso lavori di restauro per riportare il castello d'Evoli alla sua antica grandezza, attirando visitatori da tutta Italia desiderosi di scoprire la storia e la bellezza di questo luogo incantato. Tra le mura di pietra ricche di storia, si cela anche il mistero della fata del castello, una leggenda avvolta dall'ombra del tempo. La leggenda narra di una pastorella di Castropignano chiamata Fata, nota per la sua bellezza, che fu promessa sposa a un giovane del borgo. Tuttavia, il giorno delle nozze, la giovane fuggì verso la vetta della rocca accanto al castello per evitare di essere sottomessa al duca che pretendeva il suo ius prime noctis. Disperata, preferì gettarsi nel vuoto piuttosto che subire l'ingiustizia, creando così il mito del canteaggio della dama. La leggenda della fata del castello d'Evoli continua a suscitare interesse e curiosità, con racconti di notti di luna piena in cui il lamento della giovane dama sembra ancora echeggiare nell'aria, mentre le fate del bosco danzano misteriosamente tra gli alberi, trasportando il corpo della pastorella in un balletto di dolore e mistero. La storia del castello d'Evoli è ricca di dominazioni e trasformazioni. Fondato in epoca longobarda e successivamente fortificato dai Normanni nell'XI secolo, il castello passò poi nelle mani della famiglia d'Evoli nel XIV secolo. Questa famiglia dominò il territorio di Castropignano fino alla fine del XIX secolo, trasformando il castello da fortezza militare a sontuosa residenza signorile. Una leggenda avvolgeva il castello d'Evoli, raccontando di una ricchezza così grande da comprendere 365 camere da letto, una per ogni notte dell'anno. Sebbene il numero reale di stanze fosse sconosciuto, la grandiosità della struttura suggeriva che doveva essere imponente. Tuttavia, il passare del tempo ha lasciato il suo segno sul castello, che è stato oggetto di lavori di restauro per recuperarne l'antica bellezza e accogliere visitatori desiderosi di immergersi nella sua storia. Tra le mura di pietra cariche di storia, si sussurra la leggenda della fata del castello. Conosciuta come la Cantone della Fata, questa leggenda racconta di una giovane pastorella di Castropignano soprannominata Fata per la sua bellezza. Promessa sposa a un giovane del borgo, la fata vide il suo destino sconvolto quando il duca reclamò il suo ius prime noctis il giorno delle nozze. Disperata e determinata a non cedere, la fata preferì lanciarsi nel vuoto dal canteaggio della dama, un precipizio accanto al castello. La leggenda della fata del castello continua a suscitare fascino e timore tra gli abitanti del borgo, che narrano di sentire il lamento della giovane dama nelle notti di luna piena e di vedere il suo corpo danzare tra le ombre delle boscaglie circostanti, guidato dalle fate del bosco. Le leggende, intrecciandosi come spirali d'ombra, mantengono vivo il ricordo di un passato glorioso e misterioso. Il castello d'Evoli, con la sua storia avvincente e le leggende che lo circondano, continua a essere un luogo di fascino e suggestione per chiunque desideri esplorare le sue mura cariche di segreti e misteri. Con i lavori di restauro in corso, il castello si prepara a rivivere il suo antico splendore, attirando visitatori desiderosi di conoscere la verità celata tra le sue pietre millenarie. E così, la fata del castello d'Evoli continua a vegliare sull'antico maniero, custodendo i segreti di un passato avvolto dall'ombra del tempo. Il castello domina la campagna circostante offrendo una vista mozzafiato. Ma la sua importanza va oltre la sua imponente struttura. Per secoli è stato un punto di riferimento lungo il tratturo Lucera-Castel di Sangro, un itinerario fondamentale per la transumanza e l'economia locale. Il castello d'Evoli era da sempre avvolto da un'aura di mistero e fascino, situato in cima a una collina e circondato da una fitta foresta. Si diceva che fosse abitato da presunti fantasmi, che erano stati avvistati da vari visitatori nel corso degli anni.
Una delle storie che circolava riguardava una giovane donna di nome presunto d'Isabella, che si diceva essere morta tragicamente nel castello molti secoli fa. Si raccontava che ancora oggi il suo spirito vagasse per le antiche stanze del castello, cantando una dolce melodia che faceva rabbrividire chiunque l'udisse. Alcuni visitatori riportavano di aver visto o sentito Isabella mentre esploravano il castello di notte, quando le ombre sembravano prendere vita e i rumori provenivano da angoli bui e silenziosi. Altri invece parlavano di presunti fantasmi di antichi cavalieri che ancora difendevano l'onore del castello, apparendo e scomparendo nel nulla. Un'altra leggenda che circolava riguardava un bambino fantasma che giocava nel cortile interno del castello, rincorrendo i visitatori con le sue risate infantili. Alcuni dicevano di aver visto le sue impronte sulla neve fresca, mentre altri giuravano di aver sentito la sua voce echeggiare tra le mura di pietra. Nonostante le testimonianze dei visitatori e le numerose leggende che circolavano, molti erano scettici riguardo all'esistenza dei fantasmi nel castello d'Evoli. Tuttavia, c'era qualcosa di sinistro nel modo in cui le ombre danzavano lungo i corridoi bui e il vento ululava tra le torri in rovina, che faceva venire i brividi anche ai più coraggiosi. E così il castello d'Evoli continuava a essere avvolto da un velo di mistero e di presunti fantasmi, attirando visitatori da ogni angolo del mondo desiderosi di vedere con i propri occhi se le leggende fossero vere o semplici storie tramandate nel tempo. Finché un giorno, una scoperta sorprendente avrebbe svelato la verità dietro le presunte apparizioni spettrali nel castello d'Evoli.